fa discutere in Valle Brembana il piano di riorganizzazione del 118 voluto dalla REU, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sentiamo perché. Dal prossimo 1 febbraio la Valle Brembana perderà l'ambulanza notturna di Zogno e a San Giovanni Bianco l'ambulanza medicalizzata diventerà automedica. A Piazza Brembana aprirà un presidio operativo 24 ore e dal 2013 a San Pellegrino verrà messo a disposizione un altro mezzo dalle 8 alle 20. Un piano accolto criticamente dalla Valle Brembana che chiede l'immediata disponibilità del servizio su San Pellegrino. Io credo che se c'è la necessità della presenza di questo mezzo deve esserci da subito. Chiediamo che quello che hanno deciso loro e che è stato approvato da Regione Lombardia nel luglio del 2011 venga attuato nella sua interezza. E il primo cittadino di San Pellegrino esprime anche perplessità sull'efficacia del piano così come strutturato nelle zone di montagna. Viene previsto appunto questa innovazione dell'auto medicalizzata che non può trasportare, diciamo, il paziente, si dice questa auto arriverà prima sul posto dove c'è la necessità e il medico deciderà se il paziente o l'infortunato deve essere trasportato o meno. Io non lo so se su un territorio di montagna questa sia una scelta saggia. Il responsabile del 118 di Bergamo sottolinea invece quella che definisce copertura dinamica del territorio, ricordando che a piano operativo la Valle Brembana potrà contare sulle ambulanze di San Giovanni Bianco, Piazza Brembana, Villa Dalmè e dei volontari di Brembilla, alle quali si aggiungerà tra un anno quella di San Pellegrino. Il sindaco della cittadina termale Brembana chiede però che i servizi siano garantiti evitando un mero calcolo economico. Su un tema delicato come quello della salute e fondamentale come quello della salute credo che anche il discorso di carattere economico debba essere messo in secondo piano. In Valle Seriana sembrano invece essere state archiviate le polemiche relative alla riorganizzazione del 118, dopo che l'ambulanza spostata da Gazzaniga a Piario e divenuta automedica è stata garantita a Pontenossa assieme a quella di Gromo.